L'aspetto che più mi appassiona del metodo autobiografico è l'esperienza che un soggetto può fare quando la propria consapevolezza può scavare nel proprio inconscio. Concettualmente è quello che Freud chiama l'esplorazione dell'es nel proprio io. E questo tipo di strada va a trovare il suo aspetto pratico lungo la curva della storia in quell'incrocio che risiede tra il guardiano della soglia e la discesa negli inferi. Che cosa accade? Che le proprie resistenze, le paure vanno in contrasto con la propria voglia di risolverle. E questa sfida pone il soggetto in una dinamica di scelta tra l'affrontare o il mettere da parte le eventuali ipocrisie che scavando all'interno della propria persona si trovano. Non a caso ho citato questa terminologia, quindi una dinamica di scelte. Sono termini, parole che indicano un certo movimento, una qualunque andare, un superare determinate situazioni. I contesti applicativi ai quali il metodo può essere utile sono tantissimi, però mi preme dire soprattutto quelli ai quali non lo applicherei, e cioè in quei soggetti non normodotati che hanno per esempio deficit cognitivi, psichici o addirittura demenze. E non lo utilizzerei anche con quei soggetti normodotati il cui dramma è certo, cioè che provengono da una situazione tale per cui è scaturito un trauma e quindi essendo il trauma certo e riconoscibile, non utilizzerei questo tipo di tecnica. Invece la utilizzerei con tutti i soggetti normodotati che hanno una certa consapevolezza della propria persona e non conoscono tutta la propria identità, come ognuno di noi non conosce tutta la propria identità se non va a scavare dentro. Quindi il metodo autobiografico mi piacerebbe utilizzarlo, per esempio, in un gruppo di adolescenti o preadolescenti in quella fase nella quale stanno sperimentando la competizione col mondo esterno e con se stessi, quindi nei cambiamenti del corpo, nei cambiamenti scolastici, nei cambiamenti familiari, quindi delle abitudini familiari e scolastiche, in quei cambiamenti epocali che avvengono in questa fase tra la pre e l'adolescenza dell'individuo. Nell'individuo donna avviene un po' prima, nei 13-14 anni. Nell'individuo uomo avviene un po' più lontano, fra i 16-17 anni, per cui mi piacerebbe esplorare attraverso questa tecnica quello che accade in questi frangenti nei gruppi di ragazzi pre e adolescenti.